da diversi anni vive nella capitale, ingegnere, diventato scrittore bestseller, regista, attore, conduttore televisivo, avrebbe compiuto 91 anni il 18 agosto con la scomparsa di Luciano. Ha detto Renzo Arbore: perdiamo tutti un grande amico, era un maestro per tutte le cose belle che ha fatto conoscere. Domani sarà allestita la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio.